Una lettera. Nel silenzio del sepolcro, in questo sabato santo, è un momento di riflessione. Un essere sconosciuto, invisibile, è stato capace di metterci con le spalle al muro. Ce lo meritavamo. Invisibile, non parla, non pensa, eppure è vita ed agisce. Vita parassita, che si nutre della vita di altri esseri, della nostra vita. È stata una tegola in testa, eppure gli abbiamo dato un nome, Covid-19. Ma che significa? L'abbiamo capito cosa significa. Ci sta uccidendo. Assistiamo a cortei di bare, pieni di mestizia, uomini, donne, morti in solitudine, senza una parola, un gesto, di un figlio, di un padre, di una madre, di un amico. C'era una iniziale armonia che noi abbiamo spezzato con troppe note stonate e siamo stati noi. Il nostro delirio di onnipotenza, i nostri idoli, i nostri egoismi. Questi sono i frutti e li stiamo raccogliendo. Non ci conosciamo più con i volti nascosti da mascherine. Viviamo il nostro isolamento forzato che ci devasta nel profondo, nel silenzio delle case di chi vive da solo. Con la nostalgia del ricordo di come eravamo, la tristezza di guardare come siamo adesso e la paura di immaginare come saremo. E il tempo continua a scorrere, mentre le nostre vite si sono fermate. Non è una magica sirena, è una lama che ci trafigge. Sarai contento, caro Covid-19. Ma sai cosa ti dico io, Rosa? Noi ti sconfiggeremo perché la nostra specie è più forte, di una forza che tu non conosci, l'intelligenza e l'amore.